tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Cinque decessi segnalati dal Gores nella giornata di oggi, sono tutti a Marche Nord. Pesaro sempre più epicentro del contagio, con 246 test positivi su 320 in tutta la regione. Zone con misure rafforzate, le disposizioni inerenti alla mobilità contenute nel decreto, ecco quali sono e come rispettarle. Per gli spostamenti all'interno delle aree per motivi consentiti dal decreto occorrerà un'autodichiarazione. Il sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi, lancia un appello all'osservanza del decreto e di attenersi alle disposizioni per la salute di tutti. Gli uomini del commissariato di polizia di Fano hanno arrestato un uomo per guida in stato di ebbrezza e per il reato di porto ingiustificato di armi. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia in diretta su Fano TV, sul canale 17. Allora, cominciamo dal coronavirus, ovviamente partiamo dall'aggiornamento dei dati. Oggi è stata una giornata nera da questo punto di vista perché ci sono da registrare 5 decessi nelle Marche, 4 uomini ultra ottantenni ed una donna di 73 anni. Vediamo il servizio di Lino Balestra. La provincia di Pesaro è sempre più l'epicentro del contagio nelle Marche. Nella giornata di oggi il bollettino emesso dal Gores di Ancona dà un bilancio pesantissimo sul fronte dei decessi, ben 5 avvenuti tutti nelle strutture di Marche Nord, 4 uomini ultra ottantenni e una donna di 73 anni. La donna è la prima contagiata fanese, Giannina Sanchioni, in Cornacchini, nota commerciante di scarpe della città, che fu ricoverata in gravi condizioni il 26 febbraio e che risultò positiva al coronavirus assieme al suo compagno, attualmente ancora ricoverato in rianimazione. 8 decessi su 10 avvenuti nelle Marche sono quindi nella provincia pesarese e questo è sicuramente una conferma di quanto le strutture sanitarie locali stanno lottando con tutte le forze per contrastare le complicanze che derivano dal contagio, contagio che non accenna a rallentare nella sua parabola. Viaggiamo al ritmo di oltre 50 casi positivi giorno dopo giorno, che ora sono arrivati a 323 su 1250 tamponi effettuati. In incremento in provincia anche i ricoveri in terapia intensiva, che ora sono 47, di cui 18 a Pesaro e 7 a Fano, contro i 10 di Ancona e i 5 di Fermo. Le persone ricoverate inoltre nei reparti non intensivi sono 136 e la metà, 68, sono in strutture di Marche Nord. Ciò che resta sempre allarmante sono i sanitari in quarantena, che sono arrivati a 274, mentre il totale dei casi in isolamento domiciliare senza sintomi sono 1422, mentre quelli che presentano sintomatologia sono arrivati a 131, per un totale complessivo di 1533 casi. Tutte le strutture stanno anche rinforzando gli organici. A Marche Nord sono previsti una ventina di infermieri in arrivo, assunti da poco, che andranno a rincalzare gli organici e 100 saranno a Torrette, di cui una cinquantina prenderà servizio già a partire dal 16 del mese in corso. Il decreto del Premier Conte, che mette Pesaro nelle zone con misure rafforzate, presenta alcune zone grigie, ancora tutte da chiarire, e quindi anche per i sindaci è un po' difficile ancora poter dare la giusta interpretazione di questa disposizione. Oggi però è arrivata quella del Ministero dell'Interno, che chiarisce bene questi aspetti. Vediamo.
Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha emanato quest'oggi la direttiva ai prefetti per l'attuazione dei controlli nelle aree a contenimento rafforzato, che riguarda appunto la provincia di Pesaro Urbino. Attesa questa direttiva dagli organi amministrativi e da cittadini comuni dopo che nella giornata di ieri era arrivata la conferma del decreto del Presidente del Consiglio che dava un deciso giro di vite alle misure per il contenimento del contagio da coronavirus. Nel dispositivo si chiariscono gli aspetti che più erano oggetto di commenti e interpretazioni varie sull'applicazione delle misure, ovvero i controlli delle forze dell'ordine, come, in che modo e da chi verranno eseguiti, quali sono le casistiche, le deroghe e la corretta interpretazione delle terminologie anche, come situazioni di necessità, salute o esigenze lavorative e come anche dimostrarle. Partiamo dai controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all'interno dei territori a contenimento rafforzato. Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Un divieto assoluto e senza eccezioni invece per le persone in quarantena o positivi. Ma che cosa si intende per queste casistiche? Come contenuto nella direttiva del Ministero, le situazioni di necessità devono essere identificate in quei casi in cui lo spostamento è preordinato allo svolgimento di un'attività indispensabile per tutelare un diritto primario che diversamente non potrebbe essere garantito. Per motivi di salute si devono identificare quei casi in cui l'interessato è costretto a spostarsi o sottoporsi a terapie o cure mediche non effettuabili nel comune di residenza o domicilio, come ad esempio potrebbe essere una dialisi. Le esigenze lavorative devono essere comprovate attraverso un'autodichiarazione, anche non indifferibili, o condizioni naturalmente che l'attività lavorativa o professionale non rientri in quelle sospese, come quelle degli insegnanti. Al momento non sono previsti blocchi sulle strade che portano fuori dai confini provinciali, ma i controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema trasporti. I controlli saranno effettuati per le autostrade, la viabilità principale, dalla polizia stradale. Sulla viabilità ordinaria invece saranno effettuati anche da carabinieri e polizia municipale, che potranno richiedere l'autodichiarazione. Anche sui treni e alle stazioni ferroviarie la Polfer effettuerà controlli in collaborazione con il personale delle Ferrovie dello Stato, canalizzando i passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni per verificare lo stato di salute dei viaggiatori, anche con l'utilizzo di termoscanner, e anche i viaggiatori dovranno esibire l'autodichiarazione. Per le autodichiarazioni verranno effettuati successivamente controlli sulla veridicità. E in caso di falsa dichiarazione o in violazione delle disposizioni delle forze dell'ordine potranno anche denunciare i trasgressori, che rischiano, in base all'articolo 650 del Codice Penale, l'arresto fino a 3 mesi di carcere o l'ammenda di 206 euro, sempre che non si ravvisi un reato ancora più grave, come il delitto colposo contro la salute pubblica. L'autodichiarazione, tanto si è parlato ieri di questo modello, di questo foglio da presentare nel caso in cui ci sia un controllo da parte delle forze di polizia quando si è alla guida. Insomma, bisogna dichiarare il perché si è in quel momento su una strada, in un territorio che comunque è in zona rossa, lo diciamo perché l'altro termine diventa anche difficile da ricordare, quindi zona rossa ci capiamo, anche se le zone rosse non esistono più come nel caso della Lombardia e di Codogno, ma così ci capiamo subito. E allora come si deve preparare, come si deve organizzare questa autodichiarazione? Ce lo spiega Francesco Salvago. Il Ministero dell'Interno ha adottato la direttiva ai prefetti per l'attuazione dei controlli nelle aree a contenimento rafforzato, in cui è inclusa la provincia di Pesaro Urbino. La direttiva prevede delle limitazioni alle persone fisiche e non alle merci. Gli spostamenti fuori dalla zona potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, da sottoscrivere attraverso un'autodichiarazione che potrà essere resa disponibile attraverso la compilazione dei
ai moduli forniti dalle forze di polizia. Divieto assoluto che non ammette eccezioni è previsto per le persone sottoposte alle misure della quarantena o che sono risultate positive al virus. I controlli saranno eseguiti sul rispetto delle limitazioni della mobilità lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale, la viabilità principale, la Polizia Stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le autodichiarazioni. La Polizia Ferroviaria curerà invece con la collaborazione del personale delle Ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione Civile su tutte le linee ferroviarie controlli sui passeggeri in entrata e uscita dalle stazioni per eseguire le verifiche sullo stato di salute dei viaggiatori con i termoscanner. Anche in stazioni come i posti di blocco lungo le strade, per andare incontro ai cittadini che non hanno il modulo, la Polizia Ferroviaria farà compilare le certificazioni anche al momento all'apposito desk di controllo. La verifica dell'autorizzazione potrà essere effettuata da parte del personale addetto anche con successivi controlli. Previste sanzioni per i trasgressori che non rispettano le limitazioni agli spostamenti. Il decreto stabilisce che chi viola la prescrizione è punito con l'arresto fino a 3 mesi e l'ammenda fino a 206 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice Penale sull'inosservanza di un provvedimento delle autorità. Ma pene più gravi possono essere prescritte per chi adotterà comportamenti come ad esempio la fuga della quarantena per i positivi, che possono configurare il reato di delitto colposo contro la salute pubblica. Oggi abbiamo chiesto al sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi, un parere su questo confine nel quale non c'è nessun tipo di controllo. E abbiamo chiesto a Mangialardi di dirci insomma qualcosa su questo fatto, e come sentirete il sindaco di Senigallia invita a quelli della provincia di Pesaro Urbino di in qualche modo rimanere in provincia senza sconfinare dall'altra parte, e quindi in provincia di Ancona. Sentiamo. È il momento di rispettare le regole. C'è un provvedimento che impedisce di passare da una zona all'altra, in questo caso dalla provincia di Pesaro Urbino a quella di Ancona, tranne che per motivi di lavoro. Ecco, io chiedo a tutti di rispettare queste regole. Cerchiamo di impedire al virus di contaminare e di propagarsi. Lo possiamo fare solo se ognuno di noi con piccoli precetti e con grande attenzione rispetta tutte le regole che in questo momento ci sono, che sono molto semplici. C'è il divieto di venire nella provincia di Ancona, non bisogna venirci nemmeno per attività commerciali né per trovare amici. Dobbiamo rimanere dentro i percorsi che sono stati individuati. È un appello che faccio a tutti e vi chiedo di rispettarlo, perché così si impedisce al virus di propagarsi, così si salvano le vite. Certo, ieri ne abbiamo parlato anche nella diretta che è andata in onda nel corso del pomeriggio qui su Fano TV. Ieri sembrava il 1° di maggio, con tanta gente al mare a fare passeggiate come se nulla fosse. Le parole d'ordine di oggi sono distanziare e sanificare. Dopo la giornata di Bengodi di ieri, dove a frequentare i soliti posti dello struscio sembrava essere arrivati alle scampagnate del 1° maggio, in barba ad ogni prescrizione di evitare le forme di assembramento, di situazioni di promiscuità, quelle proprio in cui il virus sguazza a piacimento e che inevitabilmente ci hanno portato a questa situazione pesante in cui le strutture sanitarie locali sono in sofferenza. Oggi, forse anche la sveglia degli 8 decessi in provincia su 10 nelle Marche e gli oltre 320 casi positivi al coronavirus ha suonato forte su tutti, sia pesaresi che fanesi, per cui l'atmosfera e la sensazione sin dalle prime ore della mattinata è stata quella di un lunedì mattina molto anomalo,
poca gente in giro, statale insolitamente senza traffico intenso e un clima sonnecchiante in generale e forse più persone dentro casa. Per osservare i chiari segni però dei sostanziali cambiamenti alle nostre consolidate abitudini quotidiane è bastato andare nei classici posti, poste, supermercati e farmacie, dove le persone in composta attesa fuori dai negozi stava ad indicare che l'ingresso agli stessi era contingentato per assicurare a tutti il rispetto delle prescrizioni di sicurezza, ovvero la fatidica distanza di un metro e l'ammassarsi tutti insieme in un unico punto. Noi già dalla settimana scorsa abbiamo predisposto i cartelli con, come indicazione del DPCM, abbiamo predisposto gel a ingressi per gel igienizzanti, abbiamo messo anche delle strisce nel pavimento per aumentare ulteriormente la distanza delle persone dal farmacista. E siamo in attesa anche di installare dei pannelli in plexiglass per aumentare un pochino la protezione per il personale. La farmacia, come le poste, gente che aspetta fuori e ingressi controllati. Tempi che si allungano quindi per fare ciò che fino a ieri facevamo senza troppo pensarci su, ma che oggi invece assume una dimensione quasi kafkiana, dove si subisce qualcosa che avremmo volentieri evitato, come stare fuori dal supermercato con il carrello in mano aspettando di varcare la soglia. Un po' di difficoltà c'è, perché comunque il disagio, comunque i cittadini ce l'hanno. Noi cerchiamo di regolarci facendo entrare un po' alla volta le persone, facendole aspettare fuori. Quante ne fate entrare a volta? Abbiamo deciso di farne entrare una trentina e dopo uno entra, uno esce. I numeri aiutano un po' fuori? I numeri aiutano sicuramente, così evitiamo disguidi vari. Le merci, l'approvvigionamento c'è, regolare comunque? No, quello è regolare, non c'è nessun problema. Ecco. Probabilmente sarà arrivato anche a voi, nel vostro cellulare, oggi pomeriggio, un messaggio vocale WhatsApp lanciato da una professionista dell'ospedale di Fano Santa Croce, nel quale lanciava un appello accorato a restare a casa. Sentiamo. Mi viene da piangere, sono una professionista, ma mi viene da piangere perché la situazione è drammatica. L'ospedale di Fano sta quasi chiudendo, nel senso che è aperto soltanto il reparto di medicina e cardiologia. Tutti gli operatori, i medici, vengono trasferiti a Pesaro per riuscire a garantire l'assistenza ai pazienti che si stanno moltiplicando contagiati dal coronavirus e hanno bisogno di un'assistenza respiratoria automatica. I respiratori stanno scarseggiando, è una situazione veramente drammatica, quindi bisogna stare in casa ed evitare il contagio. Stanno aumentando anche i casi dei contagiati dei giovani. Noi in ospedale stiamo lavorando in un clima che è apocalittico. Ci vengono continuamente mandate delle circolari per aggiornarci sulla situazione. Quindi ve lo chiedo, da mamma, da amica, da operatrice, per favore cercate di rispettare le norme. È fondamentale per venirne fuori da questa situazione. Quello che stanno vivendo adesso a Milano, i vocali che vi ho spedito, sarà quello che noi vivremo fra 10 giorni, perché noi siamo zona rossa solo dall'altro ieri. Quindi vi prego, per favore, cercate di inviare questi messaggi a più gente possibile che conoscete, perché ne va della nostra salute. Ognuno di noi può essere colpito, essere asintomatico o essere sintomatico ed avere bisogno di assistenza. È fondamentale per la nostra cittadinanza. Vi prego, cercate di divulgare il più possibile questi messaggi. Un messaggio che per qualche minuto è rimasto anonimo, così come l'avete ricevuto voi, senza un nome, senza un cognome, senza praticamente essere identificato e quindi facilmente bollabile come fake news, ovvero come una notizia falsa. Ma durante la diretta del pomeriggio, anche oggi abbiamo fatto una diretta che è iniziata intorno alle 18:10, e dopo aver fatto ascoltare questo messaggio, ha telefonato in redazione
l'autrice, l'infermiera che lavora a Santa Croce, che in un momento, come ha detto lei, di sconforto, ha preso il cellulare e ha registrato queste parole. Parole che, come avete sentito, insomma, sono un appello al senso di responsabilità. Vi facciamo sentire soltanto un pezzo dell'intervista della trasmissione che è andata in onda oggi pomeriggio. Per il resto, se vi interessa, la troverete sulla pagina Facebook di Occhio alla Notizia. Io le chiedo, come mai ha voluto realizzare questo messaggio? Posso interromperla? Allora, il mio obiettivo con il messaggio di stamattina era quello di cercare di invitare la cittadinanza ad attenersi alle regole che prevede il decreto per diminuire i possibili contagi. L'ho mandato in un momento di sconforto. In un momento, diciamo, di sconforto. Di sconforto. Certo. E quindi emotivamente ero abbastanza provata. Devo premettere che comunque l'ospedale di Fano sta mettendo in atto tutte le procedure per contenere il più possibile i contagi, per assistere al meglio i pazienti. Non nascondo che comunque la situazione di emergenza c'è e comunque anche tutti noi operatori sanitari la viviamo in prima linea, però ecco, il mio messaggio era quello di invitare la cittadinanza a stare il più possibile a casa per evitare proprio i possibili contagi e attenersi alle regole della normativa. Questo era il mio messaggio. Il resto della chiacchierata lo potete, come ho già detto, ascoltare sulla pagina Facebook di Occhio alla Notizia. Il Comune di Pesaro comunica che al fine di contrastare il diffondersi del coronavirus sull'intero territorio nazionale, domenica 15 marzo non si svolgerà il mercato, quindi domenica niente mercato. Si chiarisce da subito che, contrariamente al mercato della domenica, per quanto riguarda i mercati ordinari del martedì, sono sempre secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si svolgeranno tutti regolarmente. Adesso cambiamo pagina, come si dice, lasciamo il coronavirus. Per la cronaca, denunciato dalla polizia, un ragazzo alla guida in stato di ebbrezza ed è stato denunciato anche per porto ingiustificato di armi. Denunciato all'autorità giudiziaria, un fanese per guida in stato di ebbrezza, risultato positivo all'alcol test superando i limiti di legge consentiti, emersi dagli accertamenti svolti dalla volante del commissariato di Fano. La polizia ha provveduto al ritiro immediato della patente e affidamento del veicolo a terzi. L'uomo era stato sorpreso con stato alterato nella serata di sabato scorso lungo la Flaminia, nei pressi di un distributore che inveiva con un coltello al contro alcuni passanti. Questi ultimi hanno subito allertato il 113, riuscendo a bloccare l'uomo e sottoponendolo a controllo. I poliziotti inoltre hanno trovato all'interno dell'abitacolo del veicolo una grossa roncola, successivamente sequestrata, e hanno proceduto nei confronti dell'uomo per il reato di porto ingiustificato di arma di punta e da taglio atta ad offendere. Da lunedì mattina il gruppo comunale di protezione civile, la Croce Rossa Italiana di Fermignano, sono attivi per la consegna di farmaci e spesa a domicilio per le categorie più a rischio, ovvero anziani o over 70, che hanno più di 70 anni, categorie protette, persone disabili e chi non ha persone che possono aiutarli. La spesa sarà consegnata fuori dal domicilio, lasciandola davanti al portone, così da evitare i contatti, ma garantendo un servizio comunque essenziale. Per aderire a questa opportunità è possibile contattare questi numeri di telefono che vedete nel cartello. Il servizio è gratuito, mentre per il pagamento della merce gli utenti si potranno mettere d'accordo con i commercianti che hanno aderito all'iniziativa. E con questo chiudiamo qui il nostro telegiornale. Questa sera non andrà in onda Primo Cittadino, l'appuntamento sarà nelle prossime settimane, vi terremo aggiornati anche su questo, mentre ci rivedremo domani mattina alle 7 in diretta per la lettura dei giornali e i titoli delle notizie più importanti con la rassegna stampa. E quindi grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci.